Ciao ragazzi, allora questo è il video in cui vi mostro come ho ritinteggiato una vecchia cornice di uno specchio che mi piaceva tanto, ma il colore non mi piaceva, non lo volevo in questa camera nuova, quindi ho deciso di tinteggiarlo da sola senza avere né arte né parte, senza saper dove mettere mani. Ho chiesto delle informazioni al mio ex vicino di casa, che è bravo a fare queste cose, dove ho comprato anche materiali per ristrutturare, anzi ritinteggiare, perché non era rovinata la cornice, come fare, come muovermi in questo nuovo progetto. Un paio di cose che voglio prima di lasciarvi al video dimostrazione, che non è nient'altro il diario di ciò che io e lo specchio abbiamo vissuto in questo periodo. Non l'ho mai fatto, non lo sapevo fare, sono andata avanti per prove e tentativi e alla fine è uscito una cosa dignitosa. Sono riuscita anche a trovare il rosa che più mi piaceva, perché ovviamente il rosa è un colore che non trovate, non vorrei accecare, che non trovate, stavo dicendo, quindi ho dovuto miscelare il bianco e il rosso e questa è la tonalità che mi è uscita, ma culo. Un'altra cosina, nulla. Spero che questo video vi possa essere utile. Io ce l'ho messa tutta a per cercare di fare un lavoro buono, perché vabbè, questo andrà sulla postazione che è quasi pronta alle mie spalle, che poi vi farò vedere anche quella, e tutta la postazione, se e quando andrò a vivere a casa mia con mio fidanzato, compagno, marito, quel che sia, o andrò a vivere da sola, mi porterò, perché me la sono creata io, l'ho immaginata io e quindi me la voglio portare. Basta, ho chiacchierato anche troppo, vi lascio alle immagini di questo diario di una ragazza che non ha mai ritinteggiato nulla in vita sua e ha iniziato con una cornice. Io vi mando un grosso bacio e se vi va, seguite il video. Ciao! Allora, sono davanti alla porta del garage perché devo lavorare allo specchio. Questo è lo specchio che voglio risistemare, lo voglio ritinteggiare in rosa. È uno specchio abbastanza grande, non voglio accecarvi, e con una bella cornice lo voglio fare rosa. La prima cosa che devo fare è devo andare a sgrattugiare con quella carta, non so come si chiama, marroncina. Ciò di cui ho bisogno è questo, da una grana, non so come si chiama, da una grana non troppo forte, altrimenti si rovina il legno, e proteggerò le mie mani con dei guanti usa e getta, che comunque polvere eccetera, rischio di uccidermi, e per evitare di respirare la polvere sgrattugiata metterò una mascherina da medico. Ora inizio a sgrattugiare il tutto. Dalle zone più lisce, più lineari, dovrebbe essere più facile. E ora vado a fare la cornice, questa qua alta. Ora c'è una parte tondeggiante, quindi andrò con delicatezza a fare questo movimento che segue un pochettino l'ondulazione. Ok, ora mi è rimasta la parte interna che non è per niente lineare, ha dei gradini, e gli interstizi tra queste fasce un pochino più grandi. Quindi andrò a prendere il cartoncino grattugioso, lo piegherò in questo modo, in modo da creare un piccolo spessore per andare all'interno delle feritoie.
Come ultima cosa vado a fare bene gli angoli, perché c'è lo specchio comunque tutto angolo, in modo molto leggero lavoro sugli angoli. Allora, dopo aver finito di sgrattugiare tutta la cornice, devo eliminare l'eccesso di polvere che mi è rimasta sulla cornice stessa. Prima utilizzo un panno Swiffer e cattura polvere, praticamente elettrostatico, e poi dopo passerò anche un po' l'aspirapolvere, così elimino tutti gli eccessi, perché prima di tinteggiare ovviamente la superficie deve essere pulita, altrimenti il lavoro viene sporco. Sembra che c'ho la barba. Swiffer, semplicemente come se dovete spolverare, volessi spolverare una cornice normalmente in casa. Allora, siamo sul terrazzino di casa, devo dipingere la cornice. Allora, ciò di cui ho bisogno è un colore, uno smalto praticamente. Uno smalto sintetico, io l'ho comprato della Laverlux, è un semplice colore per superfici bianco. Visto che il mio scopo è fare la cornice rosa, ho preso anche il rosso Monza, che è un bellissimo rosso sangue dalla fine. Allora, questo è il rosso. Spero che si riesca a vedere. Questo è il bianco. Sono aiutata con questo strumento di alta precisione, un cacciavite, praticamente per sollevare i tappini. Altra cosa di cui abbiamo bisogno è un pennello. Ho preso questo pennello molto piccolo, se non riesco ad aprire lo potremmo anche utilizzare. Riutilizzo lo strumento di alta precisione. E oggi devo pure andare a fare allenamento e metto a fare queste cose. Comunque, pennello, li usiamo sempre, praticamente ci dipingiamo la faccia. L'ho preso abbastanza piccolo perché lo specchio ha delle incanalature eccetera, quindi cerco di lavorare di precisione, e in più ovviamente dello scotch carta, perché vado a scocciare il vetro torno alla cornice. Non so quanto si può, come si sente l'audio sinceramente, che sono in esterna. Inizio a versare mezzo contenuto del bianco nel bicchiere e vado molto piano con il rosso per riuscire a raggiungere il colore che mi interessa. Mi aiuto con il culetto di una forchetta per iniziare a miscelare e cercare il colore che mi interessa. Il colore che è venuto fuori è questo bel rosa intenso. Quando miscelate i colori, quando aprite quello piegato, state attenti che non siano liquidi ma cremosi. Se sono liquidi vanno rimiscelati. Me ne sono accorta alla fine e ho fatto un pastrocchio praticamente. Era uscita soltanto la parte liquida del colore e mi è rimasto praticamente il pigmento nel contenitore rosso. Questo colore più o meno mi piace e inizio a spennellare.
comunque questa, essendo la prima mano, vado abbastanza non precisa. Più che altro lavoro sul fatto di coprire tutto il marrone originario della cornice, il colore proprio della cornice, e ovviamente lavorare negli interstizi, una cosa di precisione la farò nella seconda passata. Per oggi ho fatto la cornice interna e quella là più esterna, più alta. Ora la lascerò a riposo questa notte perché non riesco a tirarla su per poter fare bene tutti gli esterni, quindi la lascio asciugare questa notte, così domani posso lavorare un pochino più in libertà per fare la parte esterna. La lascerò qua all'aria, mi si farà tutta la notte d'acqua e probabilmente tutta la mattinata. Allora, ho fatto la seconda passata e ho colorato anche il bordino. Ho messo lo specchio su un vaso rivoltato per poter lavorare meglio sui bordi. Questo avrei dovuto dirlo ormai all'iniziare, ma c'avevo i vicini che curiosavano e quindi non l'ho potuto fare. Chiedo scusa per la voce calata, ma ho disputato una partita importante, ho provato come una fosse andata per 2 ore. E quindi mi è calda la voce. Allora, un paio di consigli, perché ora lascerò lo specchio ad asciugare. Il supporto mettetelo prima, assolutamente. Iniziate a lavorare subito con dei guanti monouso. Io tra una passata e l'altra l'ho lasciato all'aria per 2 notti praticamente, perché ieri pomeriggio non sono riuscita a lavorarci, ma era ancora bagnaticcio. Quindi un paio di notti all'aria è stato. Il colore non miscelatelo in bicchierini di plastica, perché la vernice è corrosiva. Lo sapevo, però non avevo il vetro a disposizione. Gli ho fatto un casino di palazzi qua sopra. Quindi ora lascerò un altro paio di notti ad asciugare qua sul tavolino esterno. E dopo mi servirà quella già per pulire il tutto. Ok, ultima parte per quanto riguarda lo specchio. L'ho tenuto ad asciugare praticamente 20 giorni, sinceramente avevo altro da a cui badare, quindi l'ho accantonato. E c'è ancora da togliere lo scotch, quindi lo facciamo insieme, sperando di non scassare niente e non sporcarci più di tanto. Ok. Dopo c'è da passare. Aiuto! Ah, bello resistente questo scotch. Ok. Mi servirà un solvente, quindi probabilmente questo non sarà l'ultima parte del video, ma vi farò vedere anche come eliminare i residui di colla. Ho lo specchio magico praticamente. Dopo 20 giorni il colore sullo scotch è praticamente, in alcune zone dove probabilmente ne avevo messo un po' di più, è ancora umido. Boh! Mistero! Ce la farà la nostra eroina? Non credo! Prendo un taglierino. Quindi devo chiuderlo oggi il video, sinceramente. Pensavo che era più semplice togliere lo scotch, ma la situazione peggiora di minuto in minuto, perché la parte che era molto sotto alla cornice di scotch, rimanendoci praticamente 20 giorni, si è ben attaccata. In più il colore al di sopra, che ne avrò messo parecchio, non si è asciugato completamente, quindi praticamente è incollato ancora di più lo scotch carta
altro. Allora, un consiglio. Non so se è realtà o meno, ma non vi consiglio di lasciarlo, di lasciare la carta, come si chiama? Lo scotch carta per 20 giorni su una superficie di specchio. È l'unico consiglio che posso darvi. Ok, la carta l'ho tolta praticamente quasi ovunque, mi rimangono dei pezzi qua e là, ma sono abbastanza ben incollati. Ora lascerò, perché non lo posso fare ora, lo specchio all'aria anche stanotte, cerco di farlo domani mattina o magari nel pomeriggio, di pulire con l'acetone per smalto tutti questi residui. Ok, lo specchio si è preso il mio posto sulla mia seggiolina. Oggi dobbiamo ripulire tutto il contorno dai residui di così, cioè, colla lasciata dall'adesivo in carta che ho messo per proteggere lo specchio. Immagino il perché di tutti questi segni anche di colore, tipo qua sopra, perché ho lasciato lo scotch carta incollato allo specchio per una ventina di giorni perché non avevo il tempo di lavorarci e il colore è penetrato all'interno e mi ha sporcato tutto. Quindi probabilmente dopo dovrò andarci a passare anche con come si chiama? Oddio, con l'acquaraggio. Per pulire dai residui di colla userò un semplice acetone per unghie. Questo è della Dolce Sguardi. Mi trovo bene anche semplicemente come leva smalto, però so che funziona anche per togliere la colla. Batuffolino di cotone e olio di gomito. Mi aiuterò anche con il mio taglierino nelle zone tipo qua dove la colla è bene incollata. Scusate il gioco di parole. Si toglie abbastanza rapidamente. E io anche oggi sono senza guanti di protezione, vabbè, ne importa. Tanto devo usare l'acetone anche sulle unghie. Non so se si vede, ma qua c'era una bella macchia, praticamente è del tutto scomparsa. C'erano residui di colla qua grandissimi, ora c'è soltanto un po' di residuo di colore, quindi di pittura, che dopo andrò a cancellare. Prima di mettermi a lavorare a questo passaggio, mi sono rivista, anzi sai che non l'avevo mai vista, la prima puntata di X-Files, perché ho saputo che devono riproporre qualcosa del genere. Non ho capito se sia un remake o un sequel. Sequel si dice, sì. Se è un remake, non so se sono contento o meno. Se è un sequel che daranno risposta alle domande lasciate così campate in aria, sono invece contenta. Comunque la puntata era del 92, qualcosa del genere. Mamma mia, che è stata stupenda. Cioè, le serie ora che si ispirano a quel filone, comunque X-Files ha aperto un genere di serie televisive, ma è stata bellissima. Secondo me non l'avevo mai vista, o comunque se l'avevo, l'ho vista che ero piccolina, quindi non me la ricordavo proprio niente. Comunque 42-43 minuti stupendissimi. Di recente invece avevo visto Fringe, che è pure un'altra serie che è stata ispirata da X-Files. Sinceramente, solo la prima puntata, c'è stata una scena in cui mi ha ricordato una scena di Fringe. Ovviamente ci si ispira sempre ai grandi, ma veramente l'auto. Ho dovuto pensare un attimo, aspetta, mi sto vedendo X-Files o Fringe? Un'altra serie che sarei interessata a vedere
È supernatural o supernatural all'italiana. Però ho letto pareri discordanti. Io seguo Federica, quindi Prismatic 310, sì. Lei vabbè, è entusiasta. E grazie a lei ho scoperto anche Sherlockino, come lo chiamo io. Lei è entusiasta da anni. Però non lo so. Non mi convince. Anche se gli attori, vabbè, uno è quello che ha fatto Una mamma per amica. Era il fidanzato di, il primo fidanzatino di Rory. Già mi piaceva quando lavorava in quella serie. L'altro invece ha fatto, che io mi riesco a ricordare, la serie TV Dark Angel con Jessica Alba, si chiama? Guardi, sì. Che pure non è malaccio come figurino, quindi dici, stavo anche pensando, beh, me lo vedo per i bellocci che ci stanno. Però non puoi iniziare a vedere una serie per questo. Anche se la... Comunque, ho iniziato a vedermi la serie televisiva Bones, che è un... tipo, cosa di detective, qualcosa del genere. Perché avevo riconosciuto l'attore che ha fatto Angel in Buffy, che mi piaceva tantissimo pure lui. E là la sorpresa è stato un bel telefilm, ho scoperto, grazie al fatto che c'era un belloccio che mi piaceva quando ero più piccolina. Ok, praticamente tutto il contorno che era rimasto dell'adesivo l'ho tolto. Ora l'acqua ragia la passerò probabilmente domani, perché sto lavorando in camera e ora l'aria è diventata pesante. Se ci metto anche l'acqua ragia praticamente muoio. Quindi lascerò lo specchio all'aria anche stanotte, così i bordi si prendono un po' di aria e si toglie la puzza di acetone. Ok, chiedo scusa per i colori, sicuro non saranno dei migliori, ma sono sul terrazzino di casa e il bilancio, cioè luce forte oggi, praticamente sono le 11, e quindi il bilanciamento dei bianchi non sarà dei migliori. Comunque devo soltanto ripulire leggermente il bordo della cornice e lo farò con semplice acqua ragia, diluente nitro. E ne è rimasto anche pochino. Lo farò con un pezzo di tessuto, questo era, non so se mi sa un vecchio lenzuolo mio, e metterò i guanti questa volta. Cerco di non toccare il bordo interno della cornice. Anche se rimarrà un pochino sporco, non mi interessa, perché voglio evitare che il colore che sta qua sotto venga tolto. Quindi se rimarrà qualche residuo, amen, non importa. È rimasto giusto qualche residuo, ma sinceramente, come ho detto prima, non voglio andare troppo sotto la cornice per evitare di rovinarlo, anche se questo fatto che ci siano delle macchie di colore è molto, si vede che è stato fatto a mano, cioè non è una cosa comprata, mi piace. Ok, ora devo soltanto pulire il vetro e ho fatto. E papà me lo deve appendere, perché se ci provo io crolla lo specchio, crolla il muro, crolla tutto. Ok, sono soddisfatta del mio lavoro, non so se si è capito.